Bene, siamo qui al termine del test. Ho provato questa torretta binoculare Baader Max Bright 2. Devo dire che il prodotto nuovo è molto performante. L'ho utilizzata con diversi tipi di telescopio, con alcuni rifrattori apocromatici anche di fuoco corto, come per esempio il Borg o l'Astrophysics, il Traveler, il 105, che è un 5,6. L'ho provato con il Tech 140, che è 910 mm focale, un F7, e poi con il Celestron, con lo Smith Cassegrain, il C9¼ di 2350 mm di focale ed è un F10. Ho utilizzato sempre il diagonale Baader, con i rifrattori corti ho sempre utilizzato l'adattatore, il Glass Pact Corrector, che è questo, indispensabile, devo dire, sui rifrattori corti, e ha funzionato molto bene perché facendo osservazioni sulla Luna e su diverse stelle luminose non ho mai riscontrato problemi di centraggio delle ottiche, problemi di coma o di rifrazione anomala di colori. Devo dire che funziona molto bene. Anche il fuoco è sempre stato raggiunto perfettamente con tutti e tre i tipi di oculari. Quindi con il Morpheus ho utilizzato il 9 mm da 76 gradi di campo apparente, forse il più bello e il più adatto per la torretta binoculare. Molto bello è stato lo zoom Baader, il Mark IV, l'8-24 mm, e è anche facile da utilizzare perché contrariamente a quanto si crede, la difficoltà teoricamente nello zoom è di mettere la stessa focale su entrambi gli oculari. Però avendo un click su ogni focale base che sentiamo tra le dita mentre giriamo l'oculare, è facile trovare lo stesso punto focale per entrambi gli oculari. È anche molto comoda l'estrazione della conchiglia di gomma ed è molto buona anche l'estrazione pupillare. Ho usato l'oculare ortoscopico Fujiyama, una coppia da 12,5 mm di circa 44 gradi di campo. In tutti e tre i casi l'immagine è sempre stata molto buona, mai rovinata, mai un alone giallo o verde. Non si è mai rovinato il percorso ottico del telescopio apocromatico. E questo nei rifrattori corti grazie al Glass Pact Corrector, mentre nello Smith Cassegrain non è stato necessario. Vi ricordo che la torretta comunque ha un fattore di peso importante. Quindi dovete considerarlo nel rapporto svantaggiato di bilanciamento del telescopio, che andrà tutto indietro verso il focheggiatore. Il focheggiatore deve essere robusto per tenere il peso del diagonale, della torretta, che pesa circa 650 grammi, e naturalmente della coppia di oculari. Quindi a seconda degli oculari che metteremo, ovviamente avremo differenze di peso. Non ho mai avuto problemi, ho utilizzato una Celestron Evolution come montatura per i due rifrattori e una Celestron, una CGXL, quindi più grande per il Tech 140, ma l'Evolution non ha dato nessun segno di problemi per il peso e per il bilanciamento, anche se servirebbero delle barre più lunghe per poterlo bilanciare perfettamente, però ha inseguito la Luna benissimo e non ho avuto nessun problema. Quindi un bel prodotto. Ve lo consiglio caldamente, ve lo consiglio con degli oculari di ottima qualità perché noi andiamo a inserire nel percorso ottico del telescopio una torretta binoculare con dei prismi che dobbiamo correggere con il Glass Pact Corrector ed inseriamo poi degli oculari. Quindi se abbiamo un ottimo setup ottico avremo delle soddisfazioni incredibili. La Luna è tridimensionale, gli ammassi aperti sembrano veramente tridimensionali perché si riesce ad avere una profondità di campo virtuale, diciamo così, perché chiaramente l'ottica è una, quindi il telescopio è uno, però i due occhi nella visione binoculare guadagnano moltissimo in capacità, sia visiva sia di riposo. Perché è proprio questa la cosa più importante, è possibile osservare la Luna, per esempio, a lungo senza stancarsi, proprio perché la osserviamo con entrambi gli occhi aperti. Va bene, io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. E arrivederci. Hey, it's
mezzo mese. The subtle games that you have played, and you don't even know I exist. You have got me on your hit list, and you're conspiring. Girl, you are sexual and bad, and now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive. Chest as you watch me bleed. Every kick, drum, hit is a symphony. Every brush of your curves is the air I breathe. You speak, I am listening. Sweat rolls, girl, you're glistening. Slow-mo, pull me into the light, the light. There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving into the fright, the fright.